A 128 anni dalla sua nascita, l'École Hôtelière di Lausanne, il più antico e prestigioso istituto alberghiero del mondo, ridefinisce il suo modello educativo. Primo passo simbolico di questo nuovo percorso è il cambio di nome in IHL Hospitality Business School. Gli studenti qui possono formarsi attraverso approcci innovativi come giochi di simulazione o praticando tecniche di gestione come attività extrascolastiche. La qualità dei tradizionali insegnamenti nel campo dell'hospitality è la fonte di ispirazione per la formazione di manager in grado di affermarsi anche in altre sfere professionali. Questo ci permette di trasferire i valori dell'industria alberghiera svizzera in altri settori, come quelli del lusso, bancario o assicurativo, dove si è sempre in relazione con un cliente. L'approccio di questa università privata, che ha un'altra sede svizzera, Coira Passug, è incentrato sulla persona. Permettere agli studenti di sviluppare la propria creatività, ad essere dei leader empatici, contribuisce ad alimentare un circolo virtuoso. Oggi nel campo dell'educazione ci riferiamo spesso ai risultati, ai numeri. Ma il valore, i valori umani, sono assolutamente essenziali. E se ci sono i valori, i risultati arrivano automaticamente. Attualmente quasi il 50% dei diplomati provenienti da questo istituto lavorano in settori diversi da quello alberghiero. Un riconoscimento alla qualità delle competenze acquisite grazie a questo metodo educativo, un metodo che non si limita alla sola durata degli studi. La nostra filosofia è che per diventare qualcuno devi essere coinvolto direttamente. Per questo privilegiamo l'apprendimento attraverso la formazione permanente. Il percorso non finisce con una laurea, bisogna continuare a sviluppare le proprie competenze ed è su questo che stiamo investendo. Con oltre 3.000 studenti di 120 nazionalità diverse, le classi dell'IHL rappresentano un microcosmo internazionale. Ioana è rumena, ha scelto questa scuola per la qualità della sua formazione nell'industria alberghiera. In seguito ha scoperto che le competenze acquisite qui le potevano aprire nuove possibilità. I manager devono avere la capacità di saper parlare con le persone. Questo è fondamentalmente ciò che il settore alberghiero ci insegna, come avere un approccio umano e come saperlo mantenere. Incontriamo un'ex alunna dell'Istituto Alberghiero, oggi è la direttrice del prestigioso hotel Beau Rivage Palace di Lausanne. Nei suoi studi ci spiega è stato essenziale poter contare su un apprendistato basato sull'esperienza diretta e studi specifici. Quando si arriva sul mercato del lavoro si hanno già le conoscenze, si capisce come funziona un'azienda. Avere l'ambizione di dirigere un giorno un grande hotel va bene, ma se non hai capito la dimensione operativa non è possibile. Visitiamo ora uno showroom a Lausanne, dove scopriamo un esempio di percorso professionale alternativo al settore alberghiero. Appassionato di economia circolare, questo giovane imprenditore ha lanciato una start-up specializzata nella produzione e vendita di orologi di lusso realizzati con materiali riciclati. Dopo la scuola ho avuto diverse opportunità nel mio campo e non solo. Penso che la nozione di servizio oggi, nel 2021, sia diversa e si ritrovi anche in altri ambiti rispetto a quello alberghiero. Penso che questa competenza mi abbia seguito in tutte le mie esperienze nell'ambito dell'orologeria. Il gruppo svizzero ha piani ambiziosi per il futuro. Il campus di Lausanne è al centro di grandi lavori di ampliamento e a Singapore è stata inaugurata una terza scuola per soddisfare la crescente domanda di lavori qualificati nel settore alberghiero asiatico.